Buonasera a tutti. L'associazione UB per Franco Quadri vi dà il benvenuto a questo incontro speciale con Jan Fabre, un maestro della vulnerabilità e dell'eccesso, del caos e della disciplina. Iniziamo con i saluti dell'assessore Bruno Gambarelli. La giornata di oggi è molto importante, abbiamo un ospite di grandissima rilevanza, e se l'incontro di oggi è stato possibile, è stato possibile proprio grazie all'associazione UBU per Franco Quadri, che vorrei prima di tutto ringraziare. Ringraziare per il pomeriggio di oggi, ma soprattutto ringraziarli per la loro capacità di attivare un intero progetto intorno alla presenza di Jan Fabre nella nostra città. Un progetto che si sviluppa secondo delle linee di senso che condivido, perché come sapete ieri c'è stato il primo di questi appuntamenti all'Accademia di Belle Arti di Bologna, gremitissima di studenti interessati a conoscere da vicino la vicenda di questo grande artista. E quindi perché in questa linea di senso appunto è importante inserire appuntamenti come quello dell'Accademia di Belle Arti? Perché è una grande occasione per gli studenti di comprendere da vicino l'opera degli artisti. Come sapete poi ci sarà anche la proiezione di questo film in prima mondiale alla Cineteca di Bologna, che istituzione che voglio ringraziare per l'apporto operativo che hanno dato al progetto, sottotitolando il film che viene presentato in prima mondiale, ma anche per la collaborazione all'intera realizzazione delle iniziative di oggi. Naturalmente ringraziamo anche il Teatro Comunale, che per la seconda volta ospita il premio in questa sala. Mi auguro che questa diventi una consuetudine. Mi auguro che il nostro teatro diventi un luogo nel quale incontrare grandi maestri in collaborazione con un'associazione che è in grado di creare progetti trasversali come quello che ci hanno presentato in questi giorni, e sono sicura che con il sovrintendente Sani e il direttore Macciardi saremo in grado di proseguire su questa strada, perché questo foyer diventi un momento di grandi appuntamenti con grandi maestri. Quindi veramente un grande ringraziamento all'associazione UBU, all'Accademia di Belle Arti, alla Cineteca di Bologna, al Teatro Comunale, a tutti voi che siete qui, agli studenti che ieri hanno partecipato. Si tratta di un appuntamento importantissimo. Parliamo di un artista di una levatura straordinaria, e non sta certamente a me sottolineare l'importanza del suo lavoro. Volevo semplicemente dirvi che qualche mese fa ero a San Pietroburgo e ho avuto occasione di vedere la sua mostra là. Un artista che parte da un paese europeo, ma poi è in grado di attraversare tutti i territori dal punto di vista geografico, ma anche e soprattutto dal punto di vista delle discipline. Quindi questo attraversamento che tiene in conto prima di tutto del corpo e prima di tutto del tempo è un elemento chiaramente che come dire, irrompe sulla nostra scena, sulle nostre scene, sulle nostre vite, e attraversa tutte le arti, e quindi proprio per questo che lo riconosciamo oggi come uno dei più grandi maestri della scena contemporanea. Quindi ringrazio moltissimo Jan Fabre di essere con noi qui oggi pomeriggio, e mi auguro che ci saranno altre occasioni per ospitare il suo lavoro nella nostra città, che ha avuto poche occasioni purtroppo di poter vedere la sua opera da vicino. Grazie. Un ringraziamento speciale all'assessore Bruna Gambarelli, che spalleggia l'associazione, che è in dialogo stretto con noi e che riesce ad accogliere, a sintonizzarsi con le idee che stiamo cercando di sviluppare nell'ultimo periodo. E, come diceva l'assessore, in effetti ci ritroviamo qui a distanza di un anno dopo l'incontro con Marthaler. E quindi questo foyer si anima di nuovo con un grande maestro, grazie alla collaborazione con il Teatro Comunale. E quindi lascerei la parola al sovrintendente Nicola Sani.
Grazie Pier Sandra, grazie a tutti voi, buongiorno, anzi buon pomeriggio a tutti. Io sono davvero felice di quello che ha detto l'assessore Bruna Gambarelli, a cui ci unisce una, non soltanto il fatto di lavorare assieme per portare avanti i progetti culturali avvincenti, ma ci unisce una visione comune di ciò che oggi significa fare arte e fare con l'arte progresso in generale nel nostro lavoro e nelle strutture che ci troviamo a gestire. Essere qui dopo un anno, come ha detto Pier Sandra, dopo un anno dall'incontro con Christophe Marthaler, e trovarci con Jean Fabre è una grandissima cosa. Oggi è un grandissimo giorno per il Teatro Comunale, un grandissimo giorno per Bologna. Avere un artista come Fabre è sicuramente una cosa che ci onora e che onora questo teatro di grandissima storia. Volevo dire a Fabre che questo teatro è stato costruito nel 1763 da uno dei più grandi architetti della storia, Antonio Galli Bibbiena, e ha mantenuto intatto il suo fascino di essere già da allora un progetto avveniristico, un progetto che ha lasciato a questa città un teatro splendido che non è mai cambiato. La sala del Bibbiena è così da quando il Bibbiena l'ha costruita e l'ha realizzata, caratterizzata dal suo suono straordinario, magico, un'atmosfera unica, una dimensione aurea, possiamo dire, dove fare musica e mettere in scena la musica ha veramente un significato straordinario e unico. Ecco, vedete, non è però un caso, non è una circostanza il fatto di trovarsi con grandi artisti, appunto come Fabre, come è stato per Marthaler lo scorso anno, a trovarci assieme per parlare di arte contemporanea, dell'arte del nostro tempo. Non è una circostanza, fa parte di un progetto e di un percorso che qui al Teatro Comunale stiamo portando avanti con grandissima intenzione, con fortissima dedizione, proprio dedicato a come oggi l'arte del nostro tempo, la rappresentazione del nostro tempo è profondamente integrata al fare musica e al realizzare nuove creazioni sceniche. Lo è anche in questi giorni con il bellissimo dittico realizzato, messo in scena da Emma Dante, dedicato a due capolavori come La Voix humaine di Jean Cocteau e Francis Poulenc e La Cavalleria Rusticana. Un progetto d'autore, così come sono stati progetti di autore unici, quelli di Bob Wilson, quelli di Romeo Castellucci, di Alvis Hermanis, ma l'elenco sarebbe davvero lungo, di Fanny Alexander, lo dico perché Luigi, non solo perché Luigi De Angelis è qui davanti a me, ma perché è stato un bellissimo progetto quello realizzato con loro del Flauto Magico, che tra l'altro ha caratterizzato il loro esordio nella regia d'opera. E vi farà piacere sapere che con Christophe Marthaler, che è stato qui con noi lo scorso anno, abbiamo un bellissimo progetto per il futuro, e mi auguro che questo teatro potrà incontrare anche Jean Fabre nella sua dimensione più caratteristica, cioè la realizzazione di un progetto dedicato al teatro musicale. Chi lo sa? Comunque, appunto, questo per dire che questa è davvero la casa dell'innovazione, questa è la casa della musica e della cultura del visivo, questa è la casa dove per tutti è possibile in assoluta libertà e in assoluta armonia realizzare i propri progetti. Tutto quello che oggi ha senso dire nell'ambito della musica, della lirica e dell'arte, diciamo, musicale, del teatro musicale, vogliamo che sia rappresentato in questo teatro. Quindi è il luogo ideale proprio per incontrarsi con gli artisti e per dare degli strumenti alla nuova creatività. Grazie. Come molti di voi sanno, questo incontro è l'occasione per premiare Jan Fabre con il premio UBU 2016 per il miglior spettacolo straniero presentato in Italia. Questo spettacolo è Monte Olympus, To Glorify the Cult of Tragedy, che è una performance capolavoro, uno spettacolo capolavoro di 24 ore consecutive, che è stato presentato al Roma Europa Festival. Quindi lascio la parola al direttore artistico del Roma Europa Festival, Fabrizio Grifasi.
Grazie. Grazie Pier Sandra, grazie all'associazione UBU per Franco Quadri, grazie all'assessore, grazie a Nicola. Tra l'altro Nicola, sentendoti parlare di una serie degli artisti che tu hai invitato e che hai invitato a realizzare una serie di regie qui nel corso di questi anni, ho riconosciuto tanti nomi, ho incontrato tanti nomi di artisti che sono stati poi anche i protagonisti nel corso degli ultimi decenni del Festival Roma Europa. Per cui con Nicola non solo ci lega una grande amicizia, ma ci lega anche una grande complicità artistica. E, Associazione UBU per Franco Quadri, è stato Franco Quadri, la prima persona, con il suo sguardo, con la sua grande capacità, che ha portato Jan Fabre in Italia, alla Biennale di Venezia. E questo credo che sia la prima cosa importante che dobbiamo sempre ricordare per continuare in qualche modo anche a renderci conto della grande capacità che ha avuto Franco Quadri per tanti anni di guardare il teatro, di guardare gli artisti e di regalarci e di permetterci di entrare in contatto con questi artisti. Jan è arrivato a Roma Europa invece nel 1987, invitato da Monique Vaught. Monique si scusa oggi con Jan, con l'associazione UBU per Franco Quadri e con voi, non è riuscita a raggiungerci, aveva un altro appuntamento istituzionale, ma è ovviamente stata felicissima di questa scelta dell'associazione e appunto, come dicevo, è legata a Jan da una grandissima amicizia che è cominciata però ben prima del 1987, perché Jan mi ha raccontato a dicembre, quando ci siamo visti a pranzo l'ultima volta a Trublane, che in realtà si erano incontrati e conosciuti con Monique assieme con Daniel Buren quando Monique era direttrice della Biennale a Parigi e aprì per la prima volta la Grande Halle de la Villette. E lui arrivò e Buren disse: ma chi è questo, un artista belga? Monique lo presentò come appunto un artista belga e Buren disse: no, 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 non ci sono artisti belgi interessanti. Jan si girò e se ne andò immediatamente. Questo fu il primo incontro tra Jan e Monique. Dal 1987 Jan è stato 8 volte, 9 con l'edizione prossima del Festival Roma Europa al Festival Roma Europa. Con i suoi spettacoli, poi è stato al Festival Roma Europa con le sue installazioni, è stato al Maxi nell'ambito del Festival Roma Europa, è stato a Digital Life nell'ambito del Festival Roma Europa, quindi c'è tutto un percorso che ci lega a Jan e che ha creato con Jan, con Miet, con gli artisti e con i performer di Jan, con i suoi collaboratori, una grande amicizia. Quattro parole mi venivano in mente pensando appunto a questi anni con Jan. La prima è generosità. Jan è una persona estremamente generosa, incredibilmente generosa. È stato straordinariamente generoso anche con noi a Roma Europa. Senza la generosità di Jan non avremmo fatto Monte Olympus, perché era veramente ed è stata veramente un'impresa straordinaria. Con le nostre forze non ce l'avremmo potuto fare. Ma oltre a questo la generosità di Jan si è dimostrata nel corso degli anni con la sua attenzione, con la sua cura, e questa è la seconda parola che mi viene in mente pensando a Jan, la cura potentissima, straordinaria, profonda nel processo artistico, nella capacità quindi di creare una dimensione di creazione che si dilata all'interno del tempo. Poi ritroveremo la questione del tempo tra qualche minuto in un altro passaggio che volevo ricordarvi. Accanto alla parola cura, la parola comunità. Jan federa delle comunità di artisti, federa delle comunità di performer. Andare a Trublane, che è il suo spazio, lo spazio che ha creato ad Anversa, significa trovarsi all'interno di una comunità, e qui vedo Pietro Quadrino ed altri performer e interpreti che hanno accompagnato questo processo. Significa trovarsi con un gruppo di artisti che durante tutto un periodo di cura della creazione artistica vivono lì, mangiano assieme, fanno una serie di condivisioni di una quotidianità
che ci dimostra come questo processo di cura artistica è un processo profondo di partage. E l'altra parola che per me è fondamentale con Jan è quella della visionarietà. È uno straordinario, potentissimo, incredibile visionario. Queste immagini potenti che puntualmente a ogni suo spettacolo, a ogni sua mostra, a ogni momento di creazione artistica escono fuori, sono qualcosa che credo ci attraversi profondamente, ci tocca, tocca delle parti intime di noi stessi. Tutto questo è condensato in Mont Olympus. Mont Olympus, le 24 ore di Mont Olympus, per me, per noi, sono state esattamente il condensato di tutti questi elementi e di tanti altri, di cui Pier Sandra discorrerà con Jan tra pochissimo. Ma ce n'è un altro elemento che per me è molto importante, lo citavo prima, la questione del tempo. Ci sono 4 generazioni di interpreti dentro Mont Olympus. Questo ci riporta alla questione della comunità, della cura, del rapporto che Jan ha mantenuto nel corso di tanti anni di creazione artistica. Sono tante, ed è abbastanza straordinario, direi anche un po' unico in qualche modo. E poi perché ovviamente una performance di 24 ore è una sfida sul tempo, ma è una sfida sul tempo in un momento in cui il tempo presente della nostra società invece si restringe, nel quale siamo ossessionati invece da 160 caratteri, da dover in qualche modo spicciarci, andare veloci al punto, sbrigarci. Ebbene Jan, con uno dei suoi gesti eversivi, ha detto no. Il tempo stesso del teatro si riduce, il tempo delle produzioni, il tempo delle prove per le produzioni, ecco, tutta questa macchina si avverte anche nel mondo della creazione artistica. Ebbene Jan è andato ancora una volta controcorrente, ha detto no e ha costruito appunto 24 ore dedicate al teatro, 24 ore dedicate agli artisti, 24 ore dedicate alla visione. E quindi il teatro argentino lo abbiamo trasformato, come prima il Berliner Festspiele, dove lo spettacolo è stato creato, la Schaarsburg di Amsterdam, in un accampamento, in un happening, c'era la gente che dormiva con le brandine, abbiamo organizzato un ristorante. Jan ha voluto, e anche questo è un segno di grande attenzione, lo streaming per tutte 24 ore, lo ha chiesto in ognuna delle città dove è andato, talvolta è un po' difficile riuscire a convincere magari gli artisti dell'importanza. Tra l'altro è stato uno streaming che ha avuto 10.000 visualizzazioni uniche, che mi permetto di dire per un evento teatrale di questa dimensione, così come durante la notte l'hashtag Mont Olympus è diventato trend Twitter per tutta la notte. Piccole cose ovviamente ai margini di questo di queste 24 ore, di questa potenza, però completano in qualche modo uno sguardo su un'idea di arte, su un'idea di rapporto con gli artisti, di rapporto con chi è nella sala e quindi in qualche modo con noi, no? Di costruzione. Ecco, per tutte queste questioni per noi è stato un onore aver condiviso con Jan tutto questo percorso, e per cui Jan, grazie, grazie, grazie. Fabrizio, ti ringrazio davvero moltissimo per questo racconto e per queste parole che ci consegni, che ci fanno veramente entrare nel vivo e quindi ci fanno in qualche modo bramare di sentire le parole di Jan, di sentire la sua voce, di sentire il suo racconto, i suoi pensieri. E prima di farlo vorrei davvero però ringraziare Giulio Boato, il regista del film Jan Fab Beyond the Artist, che abbiamo visto ieri in Accademia, e Phil Griffin, il regista del film Surrender, che vedremo questa sera in prima mondiale, lo diciamo, in prima mondiale alla Cineteca di Bologna, che hanno deciso di costruire insieme a noi questo progetto. E volevo partire, prima di lasciare la parola a Jan, facendo un po' un elenco che è il seguente: regista, scenografo, scrittore, coreografo, disegnatore, come ama definirsi, scultore, performer.
Jan Fabre ha tutte queste anime e tutte queste anime hanno a che fare con il teatro, hanno a che fare con l'arte, un'arte intesa in maniera totalizzante, osmotica, dove non c'è più confine e distinzione. E Jan Fabre è il maestro crudele, e usiamo questa parola in senso artaudiano, facendo riferimento proprio a Antonin Artaud, maestro crudele della bellezza, e che è in grado di mostrarci il volto non conciliato della bellezza stessa, sempre mescolato con la morte, con qualcosa che ha a che fare con la vulnerabilità, con quella fatal quiete, che è un momento che Anne ama molto, che è l'ora blu, quel momento in cui si passa dal crepuscolo al giorno, alla notte, e dall'alba al crepuscolo, quel momento, quella dimensione del tempo precisa in cui qualcosa si sta trasformando in qualcos'altro. Perché quello che interessa a Jan Fabre è la metamorfosi, è la trasformazione. Scusatemi, sono un po' emozionata. No, volevo però tornare al titolo di questo incontro, che è Tra caos e disciplina, perché mi sembrano le due polarità estremamente importanti da sottolineare nel lavoro di Jan Fabre. Perché da un lato c'è un'esigenza di evacuazione istintuale, ai performer si chiede di evacuare letteralmente, su questo torneremo, di darsi, di donarsi, ma dentro una struttura rigidamente disciplinata, dove la dimensione estetica ha un peso fondamentale, quindi la dimensione del controllo, la dimensione della concentrazione, la dimensione dell'attenzione sono al centro di questo lavoro, dove però qualcosa si dà. E allora vorrei partire proprio da questa idea di evacuazione, da questa dimensione del biologico che è così presente nel lavoro di Jan Artista, e quindi vorrei partire dal sangue, dallo sperma, dalle urine e dalle lacrime. Ok, I'm agreeing. I think it's my first drawings with blood I made in, I think, 1977. I primi disegni con il sangue li ho fatti nel 1977, mentre quelli con lo sperma risalgono agli anni 80. Beginning of the 2000 I made my first tear drawings. Mentre all'inizio del 2000 ho iniziato i primi disegni con le lacrime. Tutto questo derivava dalla necessità di scoprire il significato del corpo umano, questo pacchetto, questa forma in cui ci alziamo ogni giorno, cosa contiene in verità. A human body. What is this package as a human body where we stand up every morning? What it contains? And I mean, my first blood drawings that I made in 77 is after seeing an exhibition in Bruges. I disegni col sangue nascono come ispirazione da una mia visita a Bruges, in cui vidi i quadri dei grandi maestri fiamminghi, in cui si vedeva gli stigma, la flagellazione. E lì veramente ebbi la prima concezione della performance, prima di sapere anche cosa fosse una performance. And don't forget that these Flemish masters. We were the first who invented oil painting. Comunque i maestri fiamminghi erano i primi a fare dipinti a olio, dipinti basati su quella che era la proporzione, la figura intera umana, e loro stessi usavano sangue, usavano ossa, erano degli alchimisti che con queste materie cercavano di ottenere i colori che ricercavano, appunto, di fare degli esperimenti. Because they were alchemists, they were looking for the right colors, and they mixed this human blood, animal blood, human bone. So you have to see this. For me, as a young artist, I stepped in a kind of tradition of Flemish art. E per me, quindi, come giovane artista, era più una questione di continuare una tradizione che già esisteva nell'arte fiamminga, che era quella dell'investigazione. All the work for 40 years is a kind of a choice
of researching, asking yourself the question, what means blood in a philosophical way, a political way, social way? Essenzialmente in questi, ho portato, nel lavoro che ho portato avanti in questi 40 anni deriva da una scelta di portare avanti una ricerca sul significato più profondo di quello che è il sangue, quello che è l'acqua, che è contenuto nel corpo, un significato che non è solo corporeo ma è anche sociale, politico. Sono tutti progetti che ho portato avanti nell'arco di un tempo anche lungo, che da carta poi si sono evoluti a installazioni, sculture, performance. Alcuni lavori ci sono voluti anche 25 anni per arrivare al compimento nella loro forma più completa. So it's always an ongoing process of reflecting, thinking. Did I miss anything? Okay. Ian, questa dimensione del, come dire, del biologico, questa caduta dentro il corpo, nel tempo ha preso così uno spazio importante, tanto che hai in qualche modo elaborato nel tuo teatro antipsicologico un interesse per una recitazione biologica. Questa è una definizione che tu hai in qualche modo lanciato, e quindi ti chiederei di poterci dire di che cosa si tratta, che cos'è questa recitazione biologica, che chiedi ai performer della tua compagnia True Blaine e ai performer con cui lavori. Yeah, in the 40 years I developed together with some great actors and dancers a kind of a series of exercises, a kind of guiding line for the performer of the 21st century. Nei 40 anni del mio lavoro ho sviluppato insieme a grandi attori, ballerini, una serie di esercizi, delle linee guida per il performer del XX secolo. It's already 40 years that I develop together with my company a notion of what means to be a performer on stage. And through the series of exercises, e quindi sono 40 anni che con la mia compagnia cerchiamo di capire cosa significa stare sul palco. Facciamo degli esercizi su cui si basa quello che è un concetto a cui abbiamo dato vita, che è quello della recitazione fisiologica, in cui si prende la coscienza del fatto che l'emozione non è solo una cosa che viene stimolata dall'esterno, ma nasce, nata dalla psicologia appunto, ma nasce dall'interno. Quindi bisogna capire anche il processo con la quale si sviluppa l'emozione dall'interno, fisiologicamente, proprio il processo fisiologico. And now the last 5 years we working with some professors in the University of Antwerp and scientists. E ora negli ultimi 5 anni abbiamo lavorato con dei professori di Anversa e il prossimo anno pubblicheremo un libro, appunto questo degli esercizi, delle linee guida che stanno dietro alla recitazione fisiologica, in cui comunque si va a formare, a parlare di quello che è, vuol dire essere un performer del XX secolo, perché molte compagnie ancora si basano su quelle che sono le nozioni del XIX secolo, in cui comunque un ballerino è un ballerino, un attore è un attore. Invece in questi esercizi si parla più di un confluire di discipline, una figura contaminata e di cui questi esercizi poi vanno a fare il fondamento. That we brought together in different exercises to be much more a contemporary, a performer of today. Nella tua compagnia, Ian, si pratica una battaglia tra istinto e formalizzazione. Ai tuoi performer chiedi di prendersi dei rischi. Non tutti possono essere i performer di Ian Fabre. E mi piacerebbe chiederti che cosa è importante per te in un performer. I think I'm always looking for people, I think with a strong
Io cerco persone con una forte personalità, fondamentalmente si tratta di istinto, intuizione e intelligenza. Of course. It's a no, it's a, I think as an artist and I regard also the my people I work with. Come artista, appunto le persone con cui lavoro le vedo a loro volta come artisti, che siano i ballerini, che siano i miei guerrieri della bellezza, ecco. E in questo io vedo una battaglia continua tra il cervello, l'arte e il sesso. Because art or theater that's only under the control of the brain doesn't reach very far. So there's always this kind of strong battle and balance, I think, in my own work as a visual artist or writer or as director. But I also try to give this to l'arte, il teatro, si parla spesso del controllo del cervello, ma non è spesso controllato dal cervello, quindi non arriva molto lontano. Invece nel mio lavoro c'è questa costante battaglia che io comunico anche alle persone con cui lavoro, quindi si parla di cervello come luogo dell'intelligenza, il cuore come luogo dell'intuizione e invece il sesso come luogo dell'istinto, no? I mean, the word genius came from the Greek. Alla fine la parola genio viene dal greco come forza della natura, quindi si parla spesso di questa dicotomia ragione non ragione, una lotta che io cerco di portare sul palco, sul mio palco, e portare anche questo dialogo costante e crearlo insieme ai miei artisti, ai miei performer, alle persone che includo nel mio lavoro. As a performer on stage, I think that's I would like to see the battle, the dialogue between these three things on my stage. And I think this is what good performance creates, the dialogue and the battle between the brain, the heart, and the sex. È molto importante per i tuoi performer, mi sembra di poter dire, avere la capacità di raggiungere dei luoghi sconosciuti della propria personalità e di fare i conti anche con un lato animale. L'animalità è un altro elemento che contraddistingue tutto il tuo percorso artistico. Le tue mostre, i tuoi progetti sono caratterizzati da presenze di cani, animali, coleotteri, scarabei, gufi. Lo scarabeo mi sembra appunto l'animale totemico, il tuo animale totemico che nasce dalla putrefazione, ma in qualche modo è un'apertura, un emblema di rinascita. Quindi ti chiederei di poterci raccontare proprio il tuo rapporto con gli animali e con l'animalità. I was raised at home. I come from a family, a working class family, and we had at home three dogs, two marmotas, four cats, fishes, pigeons. Sono cresciuto in casa, la mia famiglia in una classe lavoratrice, avevamo cani, frogs, gatti, marmotte, piccioni, pesci, rane, insomma c'erano sempre tantissimi animali in casa. I remember images, my sisters, they always brought sick pigeons at home. E ho queste immagini nella mia testa delle mie sorelle che portavano a casa piccioni ammalati, che quando stavano meglio si vedeva questa convivenza con il gatto, per esempio vedevi il gatto con il piccione appollaiato sopra. And sometimes 30 minutes later the cat went outside and came back with a small bird between their beak. Però poi magari il gatto tornava a casa con un uccellino tra le fauci, quindi insomma per me questa è rappresentativa dell'intelligenza degli animali, che secondo me sono i migliori rappresentanti della filosofia e della medicina attuale. So I learned a lot from animals, still today. So and as a young guy, my father took me when I was 5 years, 6 years old to the zoo in Antwerp, and I had to make drawings from animals and then from humans.
My father teach me quando lui era piccolo, aveva 5-6 anni, il padre lo portò allo zoo di Anversa a disegnare gli animali, non gli umani. E quindi gli insegnò anche questa fisionomia, osservare quell'intelligenza cinetica che differenzia gli animali e gli umani. So it's through my father also that there was a strong relationship between this kinetic, to compare this kinetic intelligence between animals and humans. And of course when you study animals, bisogna anche considerare che gli animali hanno tantissimi strumenti che l'uomo non ha. Per esempio le farfalle vedono molti più colori di noi. E poi per quanto noi possiamo avanzare con la tecnologia, i computer, i cellulari, la concezione ecografica del delfino per esempio è molto più forte di qualsiasi nostra tecnologia. Quindi io amo gli animali. Spesso ci sono state proteste per esempio rispetto a alcuni miei lavori. Però io ho un attaccamento profondissimo con gli animali e come dicevano i miei genitori finché ci saranno macellerie, slaughterhouse, finché ci saranno le macellerie ci sarà anche la guerra, finché ci sarà il mattatoio ci sarà anche la guerra. And it's true, I'm an amateur entomologist and I got a lot of books and a collection of insects through my family, and it's also through the observation of these beautiful creatures, insects. Studio gli insetti, insomma, sono un appassionato, tantissimi libri, una collezione di insetti che viene deriva da tanti anni di studio. Quello che mi interessa è studiare la strategia, la topografia, l'intelligenza cinetica, il modo in cui gli insetti si relazionano allo spazio, per esempio, e conciliarlo invece con quello che è l'intelligenza dell'uomo. And out of these links you can give new interpretations. That's the idea of consilience. And I think I'm a consilience artist. I'm not a total artist, I'm not a multimedia artist or an hybrid artist, I'm a consilience artist. Infatti io non mi ritengo un artista totale, multimediale, io mi ritengo un artista conciliatore che più che altro trova i legami, trova nuovi modi di interpretare anche grazie a queste nuove prospettive e in tutti questi anni di mio lavoro, infatti 40 anni di lavoro, li ho dedicati soprattutto a conciliare diverse prospettive, diversi movimenti, diverse visioni insieme. Jan, prima parlavi proprio del tuo lavoro di scrittore. Mi piace ricordare questa pubblicazione Ubu Libri, che appunto si chiama Teatro, che è una raccolta di testi di Jan. E la caratteristica di questi testi è che hanno un andamento poetico, versale, sono dei versi, sono delle emorragie, come i fluidi corporei, come le evacuazioni corporee che vediamo in scena. Questi testi sono come delle emorragie testuali, ma fortemente controllate e legate ad un'idea ritmica, dove la dimensione della ripetizione rappresenta proprio un cardine di costruzione. La ripetizione è un elemento diciamo del montaggio, della composizione e del lavoro che Jan Fabre sviluppa anche nel lavoro teatrale, ma non soltanto. E a proposito della ripetizione, una volta hai detto: la ripetizione è una splendida trama di varietà e differenza, che apparentemente sembra un paradosso, ma in quest'idea per cui la ripetizione è una trama di varietà e differenza, è come se ci fosse l'urgenza di mettere attenzione sul cambiamento che la ripetizione è in grado di mostrare. Ci puoi dire un po' di più di questa, dell'importanza della ripetizione, di questa martellazione, di questa che riguarda la scrittura, ma riguarda la scena e riguarda anche la costruzione delle immagini nel lavoro scultoreo e riguarda anche il tratto grafico, la scrittura, penso ai tuoi lavori di Big Art. I think the base of I think repetition is a form of contact. It's a deep form of contact towards material.
It's by doing it every day. La ripetizione è una forma di contatto con la materia, un fare tutti i giorni, la disciplina e la ripetizione appunto ti mettono ancora più in contatto con la materia. As a young guy, I was a big fan of Fred Astaire. When it was raining outside Saturday afternoon, I was always watching moves from Fred Astaire. I think Fred Astaire was an amazing performer, an amazing dancer, very stylish. Quando ero giovane ero un gran fan di Fred Astaire e quando pioveva guardavo i suoi film, mi sembrava di un'eleganza estrema e cercavo di capire, di conoscerlo attraverso le interviste. E durante un'intervista gli chiesero: signor Astaire, come fa a... tutto quello che fa sembra così naturale? E lui rispose: sì, perché lo faccio 10.000 volte al giorno. Quindi insomma, come artista io prendo tantissimo questa idea delle ripetizioni, perché come artisti siamo anche dei cannibali. And I think my texts, when you would analyze my texts, not a lot of people do this, but when some people find the time for this, you analyze my theater texts, the all the words, they have a particular number in the text coming back. The number 7 is very important. You always find that 7 times it's the exact same word, 7 times another word. Because the word 7 is very, it's the metaphor of like the 7 days and the 7 nights, the metaphor in infinite. E anche se analizzi i miei testi di teatro, ci sono dei numeri che si ripetono, per esempio il 7, che è una metafora un po' dell'infinito, 7 giorni, 7 notti. Quindi comunque come non sono uno scrittore, vedo tanto il testo come un po' un prolungamento, una manifestazione del mio pensiero sull'arte, sul teatro, su cosa vuol dire essere un performer, cosa vuol essere un uomo. E quindi per questo è molto importante che ci sia questo ritorno del ritmo nella struttura. La scrittura è anche il tratto grafico. I tuoi lavori di big art, cioè i disegni, diciamo i tratti che vengono composti attraverso proprio l'uso di una penna, di una bic, di un tratto industriale che vengono ossessivamente composti in delle linee, testimoniano un'altra necessità del tratto di prendere un corpo, di occupare una materia, di essere una materia. Quindi le parole, da un lato, nei tuoi testi chiedono un corpo, chiedono di essere spaziati in un corpo, il corpo del performer, ma il tratto grafico chiede di essere in qualche modo spaziato ritmicamente in una superficie che poi acquista una valenza quasi mistica. Penso per esempio al lavoro di Tivoli, al castello che diventa mistico e blu. E ci puoi così raccontare e parlare di questo lavoro, del tuo lavoro di big art, di questi lavori blu? Yeah, of course. You know, for next year we're planning a big exhibition only about the blue period for Brussels, for the Beaux-Arts Museum. So the show will travel around. I made my first big drawings, I think, in the 78, 79. And why? Because I was a poor artist. It was cheap. I could steal it everywhere. Il prossimo anno farò una mostra solo del periodo blu, appunto delle BIC al Beaux-Arts Bruxelles, sarà una mostra itinerante. I primi disegni li ho fatti nel 78-79 perché ero un artista squattrinato e potevo rubare penne ovunque, le trovavo ovunque. The trace with the pen from the Scarabeuses. And so they were the first big drawings I made.
Ero interessato a scoprire la qualità chimica proprio della materia e i primi disegni che feci proprio anche su larga scala erano questi, mettevo gli scarabei su carta e seguivo il loro movimento, disegnavo il loro itinerario. Questo poi si è andato a evolvere dall'inizio fino alla fine degli anni Ottanta e quello che mi chiedevo, la domanda che animava un po' la mia ricerca, era cosa significa il disegno di un artista, perché alla fine il disegno come forma d'arte è spesso considerato più una cosa personale dell'artista, una bozza. To make the drawing an independent, almost an independent, emancipated art form. E quello che volevo fare era emancipare il disegno, renderlo una forma d'arte indipendente, studiare lavorare su grande scala, lavorare come se fosse una scultura, per esempio anche il lavoro che ho fatto al Castello di Tivoli. Era un'investigazione sul colore, sulla materia, sulla qualità chimica stessa della Bic, da cui, in cui si va dal viola al verde, è una reazione costante. The colors are constantly changing because there's purple inside, red and green. So the chemical reaction was very important. And what means to have this chemical reaction on the surface of a carrier? So there were very fundamental questions about what means a drawing, how you can emancipate the drawing. La domanda che animava era un po' appunto questa qui, di cos'è il disegno, è una ricerca costante anche della materia. Towards the carrier. So there were different, let us say, lines of researching of that period. Jan, approfitto di questo nostro dialogo per farti una domanda che per me mi è molto cara, perché vicina tutta una serie di interessi che coltivo da un po' di tempo. Quindi ti farò una domanda secca. Che cos'è la voce per te? La voce, questa entità che non è né corpo né linguaggio, ma appartiene sia al corpo che al linguaggio. For me, the human voice was always in my work very important. Per me la voce umana è un elemento estremamente importante, l'ho sempre stato nel mio lavoro. Of human being, I believe still today what Goethe said. La connessione col linguaggio umano è essenziale, come diceva anche Goethe. Il linguaggio e la voce fanno parte del nostro, nascono dal nostro essere, dalla nostra mente. For me, probably the biggest influence about thinking about the human voice is two things. I remember as a small boy, my father was very sick, and we were living in a poor neighborhood. E questa influenza va molti anni indietro. Ricordo due episodi. Uno in cui da piccolo mio padre era molto malato e vivevo in un quartiere povero in cui non c'erano le luci, non c'erano i lampioni accesi, e dovevo andare in farmacia che era lontana da 10 isolati. Ero lì che mi cavavo sotto e avevo paura, però per darmi coraggio mi sono messo a cantare, a fischiettare, e questa era un po' l'espressione della voce come resistenza. And the second thing was an experience also with my mother and my father watching a movie about resistance, because, sorry I have to tell you, but I'm coming, and it's in Belgium not easy sometimes, I'm coming out of a very family with a lot of resistance fighters. Come, che poi è una cosa che si lega anche a un'altra esperienza, che ero con mia madre e mio padre, stavamo guardando un film appunto sulla resistenza, e io vengo da una famiglia in cui ci sono tanti comunisti, c'è una storia di sinistra, di resistenza, molti sono morti anche in campi di concentramento. I was watching at home a movie with my mamma e my papa. And there was a famous scene where resistance fighters. In questo film c'è una scena famosa in cui davanti ai fucili, davanti ai fucili si mettono a cantare. Quindi questa idea della voce come resistenza anche dell'artista, no? Una voce di protesta. The voice as a deep voice of resistance, of complaining. And I think that's also the voice of an artist. I think a real voice of an artist is also the voice of complaining.
In Belgio abbiamo una parola reclamer, molto bella, che è reclamer, in cui clamer vuol dire anche fare anche una pubblicità alla propria voce, al proprio pensiero. E reclamer è una cosa che fai anche quando la frutta non è fresca, però è un rendere, è un far sentire la propria voce. E quindi anche nel mio lavoro, che sia nel teatro, che sia anche nella mia vita personale, che sia anche nei miei lavori di scrittura e di scrittura, la mia voce ha un'importanza essenziale, e anche la voce spirituale della resistenza è un elemento fondamentale in tutto quello che faccio. Grazie davvero per questa risposta. Ora però ti faccio la domanda delle domande. No, la faccio perché ci stiamo approssimando un po' alla conclusione di questo nostro incontro, e mi riferisco alla tragedia greca. E una volta hai detto: tutti i miei lavori sono basati sulla tragedia greca, il grande utero da cui siamo nati. Montolimpus è in qualche modo un tentativo di entrare dentro questo utero e di guardarlo. E di guardarlo prendendo un tempo, che è un tempo chiesto ai performer, ma è un tempo chiesto anche agli spettatori. E questo è un gesto artistico estremamente radicale. Ci puoi raccontare com'è nato l'idea di questo progetto? O forse ho l'impressione che questo sia un progetto che ha intrecciato tutta una serie di fili che hanno origine proprio aborigine, cioè dentro Montolimpus si intrecciano, come ricordava anche Fabrizio Grifasi, un po' tutti i fili tesi del tuo lavoro. Yeah, my family again. I think I was born in the Greek tragedy. Sono nato nella tragedia greca. Si ritorna alla mia famiglia, è un po' veramente l'origine di tutto. Mia madre era una donna estremamente sexy, bella, intelligente. Provò anche a baciarmi con la lingua un bel po' di volte quando avevo 16 anni. Quindi insomma sono proprio nato in quelli alcuni nodi della tragedia greca. Yeah, I mean, one of my first black and white movies I made in the 70s, I think it's 77 also, 78, I don't remember, and this was not video, it was pellicule. I shot a lot of movies, 8mm pellicule, I cut them, I glued them for sometimes days and months. It's... uno dei primi film in bianco e nero che ho girato nel 77-78 era fatto con la pellicola 8mm e lì già c'era il concetto di Prometeo, infatti si chiamava Ciao Prometeo, uso il mio carboncino, no? Quindi l'idea che il fuoco, come quello di Prometeo, che si passa da un artista all'altro, era già essenziale. Questo mito di Prometeo era già presente nel mio lavoro. Teams like the Sisyphus myth, Prometheus myth, all these important myths, they're already in the visual arts installation, in performances, in theater works, and it developed slowly. And then I did in 1988 my first Prometheus in Berlin. Poi è stato portato avanti anche in altre forme nel 1989 e poi in altri lavori. Ci vuole una vita per diventare un giovane artista e a lui ci sono voluti 40 anni per arrivare a quello che è l'opera finale, il Mount Olympus. And of course Mount Olympus is for me it was a learning process. We were 12 months together with the company. Innanzitutto è stato un processo continuativo di apprendimento. Sono stati 12 mesi insieme alla compagnia in cui mangiavamo insieme, facevamo tutto insieme. È stato un viaggio bellissimo. My colleague, my good friend Romeo Castellucci, who is I think a good artist,
E io lo vedo in Europa, tutti i miei colleghi, ad esempio anche Romeo Castellucci, che lavorano in un sistema in cui in sei settimane ti costringono a lavorare in un ambiente di mediocrità, di velocità, in cui bisogna produrre a dei ritmi serratissimi, mentre con la sua compagnia da anni cerchiamo di creare più tempo, più spazio. Importers. But it's a choice. It's a choice of an artist. It's a choice of my company. Certo, diventiamo sempre più poveri, però è una scelta, ecco. Non è possibile creare in sei mesi un lavoro. L'ho fatto negli anni '80, ma è un ambiente in cui non mi posso più ritrovare. To be a slave in this kind of mediocre system of theater. I mean, to spend 12 months working day and night with actors who go through the text every day, who contain the text physical, mentally. It's something else. It's another universe. It's another universe. Non, to work gli artisti hanno bisogno di contenere il testo fisicamente, di avere il tempo di veramente incorporarlo, ecco. È un mondo in cui ci vogliono delle nuove regole, ecco. E lui dice che vive nel suo mondo, nelle sue regole, nel suo spazio Anversa, nella sua sporcizia. Però è nella sua sporcizia che vive al meglio e crea al meglio. Medea often is read wrong. Medea is so many times translated as a family tragedy. It's not about a family tragedy, it's about a strong woman. Perché alla fine bisogna anche discutere, soprattutto la tragedia greca, il vivere insieme agli artisti, discutere, studiare, perché spesso vengono letti male le tragedie greche. Sono soprattutto lavori politici, ad esempio. Per esempio la Medea viene letta come una tragedia familiare, ma la verità è un'altra, cioè che Medea era una donna forte in una società patriarcale, in una società dove ha dovuto in un certo senso uccidere i suoi figli per salvarli dai valori di un mondo dominato dagli uomini. Un po' si potrebbe fare un parallelismo con una madre siriana che decide di uccidere i propri figli perché non vuole crescerli secondo le regole dell'ISIS. Quindi, insomma, ha un valore estremamente politico. È importante prendere tempo per raccontare quella che è la vita contemporanea, capire la vita contemporanea. Quindi, per esempio, i teatri dovrebbero dare più tempo, dovrebbero dare più soldi. Invece, tutto fatto è spinto da uno spirito dell'economia che è castrante, e si va a perdere il valore spirituale del teatro, il valore spirituale della tragedia. E quindi il tempo è il nostro unico amico per creare un futuro migliore. Ho un'ultimissima domanda. Fabrizio Grifasi ci ha ricordato lo sguardo di Franco Quadri. E mi piacerebbe così sapere il tuo sguardo sullo sguardo di Franco Quadri. I remember Franco Quadri from the first time I met him was 1982. He came to Brussels to see a piece that I made. It was called This is Theater, like the West Expecting for Scene. And then he presented for me Franco Quadri, 1984. Nel 1982 per la prima volta a Bruxelles, dove stavo presentando un mio lavoro, e poi nel 1984 mi presentò in Germania, in Italia, my visual arts, and Franco with my theater work. And Franco is strange because 84 is what, 30 years ago? Yeah, something like this. 30 years? 40? 30 years ago? 33 years ago, and I remember him as always grumpy. Franco mi invitò appunto 33 anni fa e me lo ricordo appunto musone come era sempre, ma molto sensibile, molto diretto e onesto, che era una cosa che apprezzavo molto. Nella sua opinione riusciva sempre a esprimere da che parte stava.
And it was this grumpiness came out of a deep defending questo suo essere musone, questo suo essere criticone un po' derivava, nasceva dal suo grande amore per l'arte, e abbiamo bisogno di gente come lui nel mondo, gente che abbia anche uno spirito critico nel mondo dell'arte, saper esprimersi e dare la propria posizione. Or in a positive way grumpy. Good man, good soul. I have good memory about him. Grazie, Jan, per la tua cura, la tua generosità, la tua visionarietà e la capacità di fare comunità. Coronare questa festa, passiamo alla premiazione. Lascio la parola a Luigi De Angelis e a Carlotta Pirker. Brevemente per dirvi che quest'anno il premio UBU ha un formato molto particolare, perché la 39esima edizione dei premi UBU è stata fatta in una trasmissione radiofonica su Rai Radio 3 a Piazza Verdi a gennaio di quest'anno, e quindi assieme all'associazione UBU per Franco Quadri abbiamo pensato: come possiamo fare un premio che sia visibile per radio? Abbiamo pensato di commissionare un'opera musicale che è stata realizzata su vinile in una coppia speciale per ognuno degli artisti da dei musicisti dell'Angelo Mai, che quest'anno hanno ricevuto il premio Franco Quadri dato dall'associazione, dopo nel 2014 quello di Frieleisen e quello di Heiner Goebbels nel 2015, il 2016 è stato dato al collettivo Angelo Mai di Roma, e quindi i musicisti dell'Angelo Mai, guidati dal compositore Valerio Vigliar, hanno composto un brano musicale apposito per il premio UBU di quest'anno. Quindi Carlotta ci leggerà un breve testo mentre ascoltiamo il pezzo di Valerio Vigliar e consegnerà il premio a Jan Faber. Buonasera. In realtà il testo che dovevo leggere ho deciso di non leggerlo più, perché trovo che sia superfluo e trovo giusto che le parole che rimangano nell'aria sono quelle di Jan Fabre. Tuttavia mi piacerebbe provare a darvi la dimensione di quello che è Mount Olympus, e quindi vi leggerò, per concludere questo incontro che è nato con l'elenco di Pier Sandra Di Matteo, concluderò con un altro elenco, che è quello fornito nel foglio di sala di Roma Europa Festival per orientare il pubblico durante lo spettacolo. Quindi iniziamo. I capitoli. Mount Olympus. Inizio, un'ora. Eteocle, un'ora. Ecuba e Odisseo, 1:50. Edipo, 1:45. Le baccanti di Dioniso, 1:30. Dreamtime. Celebrazione della femmina maschio, Fedra, 1:55. Ippolito e Alcesti, 1:25. Ercole, 1:05. Laboratorio alchemico dei Dionisi, 1:20. La taranta del sacco a pelo, 40 minuti. Agamennone primo, 1:20. Agamennone secondo, 35 minuti. Dreamtime. Elettra e Oreste, 45 minuti. Medea, 1:40. Antigone, 35 minuti. Aiace, 1:25.
Conclusione. 1 ora e 5 minuti. Vince il premio UBU 2016 per il migliore spettacolo straniero presentato in Italia, Mount Olympus to glorify the cult of tragedy di Jan Fabre. Thank you, Italy, for the prize. Nice, because I never got a prize in Belgium like this. Seriously, never in Belgium in 40 years. I got a prize like I got now in Italy. So thank you, Italy. I think the Italians, they see that I have a little bit of talent. So it's already something. So the mediocrity for my genius is very happy with the prize. And I want to dedicate the prize to Maria Martens. Maria Martens. This lady is sitting next to me for 32 years. It's my assistant dramaturg. I would be nothing without her, because I'm chaotic, completely chaotic. And she brings sometimes structures in my thoughts. Thank you, Maria. It's dedicated to you, the prize. Dire due parole per concludere, ringraziando moltissimo tutti i presenti, l'associazione UBU per Franco Quadri, il nostro assessore Bruna Gambarelli, Fabrizio Grifasi, Pier Sandra Di Matteo, naturalmente Jan Fabre. È una felicità immensa. Quello che lui ha detto ci tocca tutti molto profondamente. L'arte deve avere tempo, deve avere soldi. Sporcizia, quello penso che siamo messi già bene. Poi per il resto sicuramente quello che lui ha detto ci coinvolge in prima persona e tocca proprio i temi più importanti, soprattutto quello che è la libertà dell'arte, la necessità di un tempo diverso, la necessità di dare strumenti agli artisti per costruire un tempo e un mondo diverso. Sono felice che oggi Jan Fabre sia stato con noi, sono felice come direttore, come sovrintendente di questo teatro, ma anche come musicista, come compositore, come artista, perché è un momento che ci fa trovare tutti assieme. Pensate di fissare un momento questo istante. Siamo al Teatro Comunale,
c'è una mostra sul 77 che sta intorno a noi, c'è Ian Fabra, stasera c'è Emma Dante. Questa è Bologna, questo è il teatro comunale, questa è la realtà che abbiamo voluto e per la quale ci battiamo costantemente perché rimanga e possa continuare sempre più forte. Grazie.